pausa di piacevolezza e di emozione nel bicchiere. Sono disposta a sperimentare novità alla ricerca di qualcosa per cui emozionarsi, come ad esempio ascoltare Radio Perbacco. Perfetto, benissimo. Al contrario, sono gli uomini più concentrati su elementi tecnici e sul brand, che si affidano a recensioni positive e al gran nome. Perché gli uomini non sentono Radio Perbacco? Uomini, ascoltate Radio Perbacco. Ma come ve lo dobbiamo dirvelo? Bevendo. Esatto, per esempio. Bevendo. Poi, le scelte delle donne sono più futili. È vero. Come è vero? Non è vero. Le donne sono meno influenzabili e comprano un vino perché a loro piace, fidandosi del gusto. Tanto che i vini per le donne, in teoria studiati a tavolino per conquistare il pubblico femminile, hanno ben poco successo sul mercato e sono preferiti solo dal 40% delle donne negli States, dove solo il 26% si dice disposta ad acquistare un vino di genere, quindi incredibile, dedicato. Incredibile questa cosa, eh? Incredibile. Le donne comprano a caso e in modo impulsivo. Luca mi guarda esterrefatto, sta per dire è vero, eh? Non stai per dire? Probabilmente non è così. Le ricerche dimostrano che il 66% delle donne fa acquisti ponderati dopo essersi informata e aver studiato la lista del negozio o dell'enoteca. Tiè, becca di questa, probabilmente, no, certamente è così. Luogo comune numero 10 ed ultimo: le donne che bevono vino sono molto sicure di sé. Qui te voglio. Sì, è vero. Sbagliato! No! No! Ma come faccio un complimento alle donne? Anzi, sfortunatamente per loro, però, hanno una carenza di fiducia in se stesse. Tanto è vero che per un 18% degli uomini che dichiara di essere gran conoscitore di vino, solo un 12% delle donne lo pensa di sé. E se il 30% degli uomini è sicuro di poter identificare gli aromi di un vino, solo il 17% delle donne lo è. E invece avrei pensato il contrario. Sicuramente pensavo di più. Però come si fa ad aumentare queste statistiche, a conoscere meglio il vino, Luca? Bevendo, partecipando a corsi. Quale, per esempio? O per Bacco. Casualmente il prossimo corso sarà per lunedì 23 gennaio 2017 nella sede di Prati in Roma. Capire il vino, 7 incontri, una dilla un'esperienza unica, perché la fai tu, eh? Birba, perché tu non ci sei? Sì, ma sei tu, cioè tu che fai? Look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. Did I feel unsure? Some would say I should let you go your way. You only make me cry.
Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably Radio per Bacco, siamo di nuovo in onda. Radio Roma Futura, come sempre. Allora, come ogni mercoledì, se Dio vuole. Come ogni mercoledì, se ce lo consentono, se non ci arrestano prima. Allora, nella pagina fan di Radio per Bacco, dell'associazione Per Bacco in questo caso, hanno già risposto alla domanda in che anno nasce l'associazione Per Bacco. Silvia ha dato la sua risposta. Aspettiamo altre risposte. E diciamo che ha dato se è giusto o no. Ha dato una data. La data non è esatta, mettiamola così. No, quindi c'è la possibilità di indovinarla. Quindi vi chiediamo la cortesia di andare sulla pagina fan di Facebook Radio Per Bacco, o nel caso di Silvia dell'associazione Per Bacco su Facebook, e indicate in che anno nasce l'associazione Per Bacco. Colei che vincerà porterà a casa una bellissima, perché anche bella da vedere, bottiglia di birra del birrificio Dulac, l'Arenna Ciuca. Birrificio Dulac che abbiamo il piacere di avere al telefono. Buonasera. Ciao Luca, ciao Dario. Buonasera Alessandro Andreotti, che è la persona che questa sera ci tiene in compagnia nelle vesti del birraio di Ulac, che già abbiamo degustato le sue birre, ma che non eravamo riusciti a parlare con lui. Invece ci siamo riusciti oggi e ci ha mandato questa birra particolare, proprio una birra natalizia. Sì, il nome è stato scelto per comunque rappresentare un po' il momento, quindi la Arenna Ciuca. In dialetto, Ciuca è il nostro dialetto del lago, come un po' tutti i nomi delle nostre birre sono sempre in dialetto. Allora, dialetto del lago, allora dici un po', ma dove stai? Allora, il birrificio è nato nel 2014 sul lago di Como. Ah, lago di Como. Sì. Bellissimo. In particolare quel ramo del lago di Como. Ah, sì. Ok, mi sembra di averlo già studiato da qualche parte, ho soprattutto letto. Ok, e perciò, e quando è nato? Hai detto scusa? È nato 2 anni fa, nel 2014. Ah, ma allora siete proprio un birrificio nato. No. È giovane, diciamo, dai. Tra gli ultimi. Vabbè, gli ultimi saranno i primi. È nato da una passione di famiglia e dal sogno nel cassetto che abbiamo sempre avuto di un giorno iniziare una nostra realtà. E 2 anni fa si è riusciti a tirarlo fuori da sto cassetto e realizzare questo piccolo desiderio. Ma nel cassetto c'era proprio la birra, oppure nell'ambito della distillazione, o anche il vino, o anche i distillati, proprio la birra? Sì. Diciamo che per noi siamo sempre stati un po' particolari, perché nonostante l'Italia è un paese vinaiolo e in famiglia abbiamo sempre apprezzato il buon vino, però la birra, in particolare la birra artigianale, ci ha sempre dato un qualcosa in più. E quindi anni e anni addietro abbiamo iniziato da semplici bevitori appassionati a entrare sempre di più a fondo in questo mondo affascinante. Poi i primi tentativi da un brewer, come un po' sono gli step iniziali della maggior parte dei birrifici artigianali italiani, approfondendo sempre di più con corsi, con seminari per approfondire e specializzarci, fino ad arrivare ad oggi. Allora, quello che è importante, mi sembra di aver capito, che
non siete persone che così investono e basta, avete fatto una serie di corsi, vi siete specializzati e poi avete iniziato a fare la produzione, giusto? Sì, sì, no, la passione è sempre la base che ti porta a migliorarti sempre giorno dopo giorno e ad affrontare anche i sacrifici, perché non mancano, con uno spirito diverso, però poi devi mettere delle fondamenta a tutta questa passione e ogni giorno riuscire sempre a tirare fuori qualcosa in più e migliorarsi sempre di più. Quello allora deve essere il sì. No, prego, finisci, scusami Alessandro. No, quello deve essere la base di tutto. Comunque sento la voglia di non pensare di essere arrivato e di le conoscenze c'è sempre da imparare, sempre. No, quello sicuramente. Giorno dopo giorno, mese dopo mese. Allora Alessandro, noi l'altro giorno abbiamo assaggiato alcune birre, però le vorremmo un attimo rivedere con voi. Allora, intanto quante sì. birre fate oggi? Esclusa questa che stiamo bevendo ad oggi, che è una cosa un po' particolare, no? Perciò la vediamo dopo. Sì. Generalmente nel vostro catalogo quante birre ci sono? Attualmente ce ne sono 7. 7. Alta, poi bassa fermentazione? Alta fermentazione. Tutte alta fermentazione, ok. Sì, sì. Che stili sono? Poi sono... Allora, andiamo da... l'altra volta avevate assaggiato la Blanche e la Belgian Pale Ale, sì. L'Embrada e la Bianchina. Sì, l'Embrada e la Bianchina. Poi sì. abbiamo la Bohemian Ale, che è una birra di ispirazione ceca, quindi malti, pils, carapils, lupo di Satzimagnum. Poi un American Pale Ale, la Rose Gapa, una Hotmix Stout e poi due birre speciali. Due birre, diciamo, che nascono da collaborazioni sul territorio. Quindi da collaborazioni con due aziende agricole differenti, la Maron, con cui abbiamo vinto il terzo posto a birra dell'anno a febbraio, al concorso Union Birrai, che utilizza castagne dell'Alto Lago, e malto affumicato con legno di faggio, mentre la Duradam, che è una tripelle con dove utilizziamo miele biologico di tiglio di montagna, sempre di un produttore della zona, e speziato al cardamomo, coriandolo e pepe rosa. Ok, perciò elaborate e vi divertite a fare anche sperimentazione, tutto sommato. Sì, 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 sì. Poi ci piace molto avvicinare il mondo della birra al mondo della cucina, che è un'altra passione molto grande di un altro di mio padre, che è il birraio. Ah, ok. E quindi abbinare sempre le birre con la cucina, che credo che sia con la birra artigianale, noi l'abbiamo sempre fatto. È una cosa che anche in Italia si sta riscoprendo negli ultimi anni. Certo. La birra non è più vista come la bevanda semplice da pasto, classico abbinamento birra e pizza, ma proprio una può accompagnare qualsiasi tipo di piatto e qualsiasi tipo di serata, poi specificando in base ai vari stili. Senti Alessandro, ti faccio una domanda, dato che stanno uscendo ogni giorno, poi tu lo sai, nuovi birrifici e quant'altro, per la gente, per gli amici di Opperbacco, no? Ti chiedo questo, ma se uno gli viene questa malsana idea di aprire un birrificio, l'investimento iniziale, oltre alle conoscenze personali, quelle le mettiamo da una parte, no? Ma proprio in soldoni, quanto serve per aprire un birrificio? Non dico, non so neanche quanti birre dovrebbe, piccolino, dici, diciamo da... medio, ecco, oggi. E da tutti i vari dati, quindi non faccio solo esempio per il nostro caso, ma sì, più sì. o meno come tutti gli altri, si tratta di un investimento che generalmente supera di un po' i 250.000 euro. 250.000 euro, beh, stiamo parlando di una somma importante. Chiaramente per chi decide di fare questo passo avrà anche avrà anche stabilito a tavolino quali sono le target, strategie commerciali, produttive, eccetera eccetera eccetera, perché immagino che chi investe una cifra del genere conta di vedere un rientro nell'arco di qualche anno. Beh, lì c'è un piano di rientro. Certo. Sì. Diciamo che prima di partire il birrificio c'è stato un anno di studio per certo. anche vedere non solo la parte bella di pensare alla birra, ma anche la parte che ci deve stare del controllare tutti i conti, fattibilità e non fattibilità. No, vedi Alessandro, tu dici giustamente queste cose. Ecco, io e Dario, se dovremmo fare un passo simile, dovremmo.